Per tracciare il salpone direttamente si posiziona la sagoma nella maniera più corretta per la venatura del legno e schivando eventuali errori. Una volta fatto si procede a tracciare il bordo interno del sancon, il bordo esterno del sancon, si marca il galon, cioè lo spigolo che servirà per far ruotare, dopodiché facendo perno sullo spigolo del sancone si fa ruotare il sancon della montare dello spanto che è segnato in, questo, in questa piccola tavoletta, per esempio in questo caso sarebbe il 7 di poppa. In questo caso finale io traccio il profilo della parte finale, in questa maniera io ottengo l'ordinata numero 7 di poppa.